Eminenza, si ripete per la giornata mondiale del malato la sua visita, che è una parola di conforto ai pazienti, ma anche un ringraziamento ai professionisti dell'azienda. Ecco, che tipo di messaggio ha portato? Come sempre, semplice e immediato, è il messaggio del Vangelo, che è un messaggio di speranza, di fiducia, di guardare al futuro, ecco, di essere uniti per migliorare le condizioni, per cercare di guarire presto, ma non solo portare, ma anche raccogliere, ricevere e quindi ascoltare, che è l'altro bel messaggio che in queste occasioni, in questi momenti si vive sempre, perché anche una mezza parola, una mezza frase, un ricordo da parte di un paziente che è qui ricoverato, che magari vedendoti gli viene in mente un'idea, una cosa, un momento del passato, magari un'esperienza di fede che ha fatto, ecco, anche questo è molto significativo per me. E non da ultimo anche sentire dai pazienti l'apprezzamento per come vengono trattati, per come stanno qui nell'ospedale, quindi ringraziare il personale, la struttura, insomma, perché veramente sono aiutati ad affrontare nel modo migliore la situazione in cui si trovano. E appunto il mio messaggio è quello, è l'augurio di veramente di uscirne presto e di guarire, di tornare a casa al bene e all'affetto dei propri familiari.